Ricordi, emozioni, sensazioni che sanno di Radio Panorama. Appassionati al nostro sound unico. È la verità, siamo emozionati, Bungaro in linea, e la musica è un linguaggio che più di ogni altro fa entrare nella dimensione dello spirito, fa innamorare, tremare il cuore. Vedete, la voce se ne va pure. La sua è una storia di amicizie, musiche e radici, di una carriera che lo ha visto fornire brani a nomi importanti della musica italiana come Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Chiara Civello, insomma adesso anche a Giusy Ferrero nell'album cortometraggi Causa Effetto, è la canzone che ha scritto con noi. Uno tra i più eleganti, l'artigiano della canzone italiana, un sincero autore, raffinato, insomma chi più ne ha più ne metta, il signor Bungaro. Buongiorno, ciao, come stai? Ciao a tutti, ciao Tony. Buona giornata. Ciao Tony, come bella stai? Sicilia, ciao. Che orgoglio averti a Grandangolare qui ospite su Radio Panorama. Sono veramente molto orgoglioso, lo sai perché? Perché io ho fatto crescere i miei figli con la tua musica e sono orgoglioso che di bello. Questo. E Guarda Stella è stata la nostra colonna sonora, la nostra filastrocca. Guarda Stella è stata una canzone che ancora oggi, quando loro l'ascoltano, vengono le lacrime, mi commuovo anch'io, sai? E quindi ti ringrazio. E poi sono molto contento, da tanto dovevamo sentirci e comunicare. Poi quando si tratta di Sicilia io mi sciolgo, perché è una terra che io amo tantissimo, Palermo, cioè la conosco talmente bene la Sicilia che sono innamorato di questa terra, dei siciliani. Poi ho molti amici siciliani, addirittura anche il padrino di mia figlia è siciliano e di Modica, per dirti quanto amore c'è per questa terra. Sono molto contento. Quanto legame. Tu hai fatto in questo periodo un album che ti collega ad un libro, alla lettura. Tu ami molto leggere, che ti ha portato alla scoperta non solo di un libro, di un autore, penso, ma anche di una parola nuova che è stata coniata proprio in onore della scrittura, della produzione di questo libro. Si chiama Entronauta. Ce ne vuoi parlare? È il titolo anche del tuo ultimo album. E guarda, è una parola che non si usa e anch'io la conoscevo poco. Poi quando ho letto questo libro tanti anni fa, è una parola che poi, che in realtà, per essere un po' più semplicemente, è guardare dentro di sé e lavorare dentro i nostri continenti interiori e portare fuori tutto il meglio che possiamo portare alla vita, all'amicizia, all'amore, alla curiosità, ma anche fare pace con le paure, fare pace con alcuni sentimenti, anche alcuni lutti che uno si porta dentro. E chiaramente in questo disco ho voluto fare proprio un percorso un po' al contrario. Mi sono ritornato bambino, mi sono rifatto tutta la strada e ho aperto tutte le porte che magari non avevo il coraggio di aprire. Ho fatto questa cosa che un po' tutti fanno nella vita in maniera naturale a volte, e sono uscite parole, musiche, canzoni, sono storie che appartengono a tutti noi. E chiaramente all'interno ci sono dei piccoli miracoli, delle collaborazioni speciali, importanti. È un disco fatto con un'orchestra vera, sono canzoni che appartengono ai sentimenti, alla verità, non c'è trucco e non c'è inganno. Ecco, anche, sono canzoni che anche dal punto di vista musicale, che è minimale, cioè acustico quasi il disco. Sì, con vibrafono, percussioni, pianoforte, batteria, orchestre, e sono canzoni alcune molto divertenti, travolgenti, alcune. Credo, almeno dai messaggi che mi arrivano, anzi, se avete modo di ascoltare questo disco è su Spotify, ve lo potete scaricare, ve lo potete sentire. Molto bello, è uscito anche un video, L'amore che serve, su YouTube, che se poi avete ascolteremo. Voglia di andarlo a vedere, capite anche che tipo di disco, che tipo di linguaggio. Poi sono parole vostre, non sono solo parole mie, io parlo con il linguaggio del pubblico, della gente semplice, della gente che guardo negli occhi ogni giorno per strada.
se vi piace mettetemi un commento, io fatelo, sarò fatelo. Solo che felice. L'amore che serve su YouTube è un video molto particolare, molto emozionante. È stato questo del disco di cui parliamo, del tuo disco, è stato un viaggio nell'introspezione, nel mondo che tutti custodiamo dentro, del passato, no? È stato più un viaggio doloroso oppure rigenerativo? Perché a volte quando si torna indietro nel tempo si può trovare qualcosa di spiacevole, a volte invece trovandolo una persona si può anche rigenerare. Ma sicuramente alla fine del viaggio sei rigenerato e ti sei messo l'anima a posto, come dico io, perché poi sai, ci sono delle porte che tu non vorresti mai aprire, no? E c'è stata una porta molto difficile da aprire, che era quella della perdita di mio padre. Mio padre è morto, io dico è morto, ma in realtà è sempre qui con me perché la sua energia rimane, certo. Perché era un uomo potente, molto giovanissimo, 42 anni. Io ricordo che lui morì e io feci il mio primo contratto discografico e lui non ha potuto godere di questo. Però poi ci sono anche delle porte meravigliose, di momenti di grande gioia, anche di una vita fatta di una vita imprevedibile, perché io ho sempre desiderato fare questo lavoro e veramente lo dico perché eravamo un gruppo di persone ormai, dico, tutte famose, eravamo un gruppo di persone che sognavamo di fare questo. Ricordo quando vivevamo a casa con Rocco Papaleo, con Neri Marco Re, poi Gennaro Nunziante, che è il regista, autore, quello che ha fatto tutti i film di Checco Zalone. Eravamo lì che sognavamo di fare questo lavoro, no? E sinceramente ce l'abbiamo fatta perché veramente l'abbiamo desiderato fino in fondo. E lì c'è tutto, poi c'è la mia Puglia, io sono salentino, ho voluto mangiare la mia Puglia con due canzoni in dialetto, però è un disco per certi versi moderno e contemporaneo, è fatto di tante parole originali, di tante sfumature. C'è una canzone che ho dedicato a mia madre, Anna siamo tutti quanti, bellissimo, che tra l'altro è stata una canzone scritta da me e da una giovane cantautrice molto brava, Rachele, che anche lei sta per uscire con un bellissimo progetto, lavoriamo insieme da tanti anni. È una canzone che abbiamo affidato anche a Fiorella Mannoia, poi l'ho voluta rifare in questo mio nuovo progetto. Cioè, questa canzone c'è una filastrocca. Una filastrocca di Rodari, molto, molto bella, molto bella. Anche questa è curiosa, anche il modo come hai trovato la filastrocca. Conoscevi Rodari, però non conoscevi forse la filastrocca in questione, che è Il cielo è di tutti, che parla appunto di libertà e di uguaglianza. Sì, è una bellissima. Tra l'altro, nel disco è duettata da me, da Fiorella Mannoia. L'ho voluta fare con lei perché io trovai questo scritto a casa di Fiorella mentre scrivevo per il suo nuovo disco, e allora dissi a Fiorella mi piace molto perché conoscevo Rodari, mi piacerebbe musicarla. Lei mi disse: guarda, è difficile poi che la famiglia Rodari possa concedere una poesia così importante, così ormai nota a tutti, no? Su YouTube è pieno del cielo di tutti. Invece poi anche lì è stato un bellissimo miracolo, perché la famiglia Rodari ha sentito il pezzo, si è innamorata e mi ha concesso ufficialmente il testo. E diciamo che Il cielo di tutti, vedere la firma di Rodari, è per me un onore, a fianco alla mia. Poi c'è anche un altro piccolo miracolo dentro, un altro poeta della nostra musica italiana che ha scritto con me, ho avuto l'onore di musicare le sue parole, che Sandro Luporini, che ha scritto tutta la musica di Giorgio Gaber, tutti i testi, tutti i progetti di Gaber. Che è un disco veramente ricco di leggerezza, di emozioni, di gioia, di lacrime. Buoni sentimenti, di buoni sentimenti, di nobiltà. Sì, c'è la verità. Io quando faccio un disco mi rivolgo sempre a un pubblico
che non conosce inganni, nel senso, un pubblico che ama la verità, ama, l'ho sempre fatto anche in passato, quando ricordo nel 2018 sono stato a Sanremo con la Vanoni, quando scrissi Imparare ad amarsi, e io volevo quella canzone lì. Mi ricordo Baglioni che mi propose questa cosa con Ornella, però la canzone è vera, poi è stato un successo anche in radio. La gente vuole sentire la verità. È vero che la musica è bella perché varia, no? È giusto che ci sia la musica leggera, la musica pop, è bellissimo. E poi ci sono delle canzoni che sono potenti quanto la musica pop. L'importante è che siano diretti, che siano canzoni che la gente appena le ascolta gli arrivano nel cuore immediatamente. Io lo dico sempre, le canzoni non hanno la presunzione di insegnare niente, però hanno quella capacità dell'introspezione, di far riflettere, di chiedersi qualcosa nella vita di ognuno di noi, e tu ci riesci abbastanza bene. Come fai tu a scrivere canzoni che possono sembrare anche dei romanzi, che si possono paragonare, sono dei viaggi interiori che solo grandi scrittori come Herman Hesse per esempio può fare, ma riescono però in un volume, in un libro. Tu in pochi minuti, in 3 minuti, come fai a descrivere, a dare queste sensazioni, a viaggiare così profondamente? Ma io credo che sia merito e colpa della sofferenza, perché io credo che quando si passa attraverso la sofferenza, che credo sia un grande privilegio per tutti noi, e tu dalla sofferenza costruisci, io credo che ci sono molti ragazzi, molte donne che sognano di fare qualcosa nella vita, no? Che non sia solo la musica. E quando veramente ci lavori, una volta si chiamava gavetta, no? E invece adesso è quasi tutto a portata di mano, però quando diventi speciale per qualcosa o per qualcuno, dietro c'è una vita fatta di grandi sacrifici, di grandi scelte. Io sono tanti anni che faccio questo lavoro, prima hai citato un po' di nomi, ho avuto delle grandi soddisfazioni anche a livello internazionale, ho scritto per la musica brasiliana, sono stato candidato ai Latin Grammy con Ivan Lins, che qualcuno che magari ci ascolta in questo momento potrebbe dire ma chi è? No, Ivan Lins ha scritto per Barbara Streisand, con Quincy Jones, Sting, insomma parliamo di livelli molto alti, Caetano Veloso, c'è tutto un mondo che non è televisivo, parallelo, che è un mondo fatto di grande qualità ma anche di grande esigenza, no? E allora io ho vissuto, vengo dalla strada, ho vissuto in mezzo alla gente, io mi ricordo quando venivo a Palermo, ero un ragazzino, non me lo posso dimenticare, ero un ragazzino e andavo in tournée con Rita Pavone, con Minni Minoru, ero un bimbo, io ricordo ancora che rimasi, era un periodo molto buio in Italia, c'erano i soldati, c'erano i carri armati, andai alla Pucciria lì quindi conosci molto bene la nostra zona, Palermo, eh? Ma scherzi, ma io adoro Palermo, è bellissima. Poi mi ricordo che il primo concerto lo facemmo lì dove nacque Totò Riina, a Corleone. Salimmo su questa montagna, ma ne potrei raccontare tante. Poi ho passato un mese all'ex gasometro a Messina, in mezzo agli animali, al circo con la Rita Pavone, ma eravamo veramente dei ragazzini, Tony, e ho visto di tutto. Avrei veramente voglia di farmi raccontare tante cose da te e farti tante domande, perché è piacevolissimo e mi riporti anche un po' di buon umore dentro me con le tue canzoni, ma anche con la tua voce. So che tu fai anche dei collegamenti con i tuoi fans, che si chiamano Guardastelle, con la tisana. Quindi qualche volta vengo anch'io in questa tua tua ospitata, sarò anch'io. Comunque, la bellezza che ci sono i social, potete venirmi a trovare su Instagram, io
pubblico un po' tutto quello che succede. Spero di venire in Sicilia quest'estate con il tour d'aprile, ecco. Andrò in giro a suonare, ecco. Ci sono tante belle cose e tante novità. Usciranno delle canzoni importanti che ho scritto, che per scaramanzia è meglio non dirlo, è anticipato se non mi ammazzano. Poi ce n'è una per due artisti mondiali che uscirà intorno a giugno. Bene. Sicuramente la passerete in radio, la colpa è mia, come dire. La colpa è tua. Ci sono tante. C'è anche questa canzone molto bella di Giusy Ferreri, Caso Effetto, che ho scritto nel suo nuovo disco. Il 15 di marzo esce il nuovo singolo di Ron, molto bello, che ho scritto con Rachele. Vedi quante chicche ci stai dando. Ci sono tante belle cose. Intanto, se vi va, guardatevi questo video, perché in quel video, in quella canzone, c'è un po' tutta la storia di questo disco, viene rappresentata proprio dalle parole e dal sound di quella canzone. Allora, che Bungaro, noi ti aspettiamo in Sicilia. Quando saprai con certezza le date qui in Sicilia, ci fai sapere, facciamo un piccolo collegamento, noi lo diremo sicuramente. E intanto però vorrei che tu parlassi in pochi secondi della canzone che presentiamo, L'amore che serve, vedremo anche il video, e poi saluterai i nostri amici radioascoltatori di Radio Panorama. Il saluto, ti presenterai, dirai che sei bungaro, non hanno bisogno, le immagini non hanno bisogno di presentazioni, però insomma tu lo farai perché lo utilizzeremo poi come audio, e quindi presenti la tua canzone. A te la parola. Allora, intanto L'amore che serve, come vi dicevo, e per qualcuno è diventata una droga, perché spesso vanno a sentire questa canzone che in poco tempo, ma senza fare sponsorizzazioni o cose strane che spesso si fanno, ha superato 60.000 visualizzazioni in pochissimo tempo e sta andando veramente bene, specialmente per questo tipo di musica. Sono numeri importanti, no? Non sono numeri topati o che tu sai molto bene come funzionano i social, non puoi comprare tutto. Qui è tutto, ed sono persone realmente che vanno lì, ascoltano, mettono un like, mettono un commento. E la canzone è particolare perché già dalla prima frase immagino un mondo coi cani che sanno parlare, chissà quante cose anche loro vorrebbero dire, oppure mi chiedo se c'è un premio Nobel per la gentilezza. E sono questi due esseri normali, speciali, che si incontrano, e lui dice: ti aspetto in un giorno qualunque fino a per sempre, ti aspetto per dirti soltanto che c'è tutto l'amore che serve. Che bellezza. E l'amore che è questo motore che muove la curiosità, muove le domande, le risposte, i sentimenti. È molto originale il pezzo, è tutto vostro. Io sono Bungaro su Radio Panorama, eccomi qui. Grazie Tony, grazie Bungaro, un abbraccio. Ciao. Non semplici note, ma musica che ti cattura. Sei su Radio Panorama.